Prego, signorina. Mi scusi, non avevo notato che lei stava sopraggiungendo. Si accomodi, prego. Grazie, grazie. Se non sbaglio, lei va al sesto piano. È la signorina De Bonastis, vero? Sì, sesto piano. Molto bene. Allora pigiamo il bottone 6. Io invece vado al settimo, bottone 7. Ecco fatto. Grazie, molto gentile. Ma si figuri. Momento. Vedi chi c'è? Er sorde cortegionis e la signorina De Bonastris. Loro permettano, sa, prego, prego. Io, che non mi riconosce, sorde cortegionis, so me ne la strarompi. Sì, sì. Un nipote d'una sorella del cognato d'una zia de mi nonno, se serve dallo stesso meccanico d'un fratello della moglie della sorella de su cugina. Siamo conoscenti per parte de spinterogeno. Fa ride, vero? No. Manca a lei? Veramente non saprei. La signorina De Bonastris è indecisa. Per favore, guardi, non perdiamo tempo. Lei a che piano va? Io vado al quarto. E allora su, pigi il bottone del quarto e partiamo finalmente. È quello che mi accingevo a fare, là. Ma che ha fatto? Scusi, ha pigiato due bottoni insieme. Sono così vicini. E adesso che cosa fa questo ascensore? Le porte si sono chiuse. Sta salendo lentamente. Fa servizio d'accelerato. Fa ride, vero? No! Però la signorina De Bonastris ha avuto come un lampo, gli stava per scappare da ride, vero? Si è fermato! E si è fermato e le porte non si aprono! Non saremo mica bloccati! Fermi tutti, ce penso io! Fermi tutti, sì! E chi si muove? Siamo stretti come sardine! Veramente dalla parte di qua c'è posto? E lei che sta appiccicato come una sanguisuga, la signorina De Bonastris, sorde cortegioni? Se scossi un po', fammi una cosa equilibrata fra destra e sinistra! Ma cosa insinua, scusi? Cosa insinua? Io niente, lei che sta a insinuà? Io insinuo! Che se crede che non l'ho visto? Sta a insinuare la mano fra la parete dell'ascensore e la schiena della signorina De Bonastris. Ma cosa dice? Mica me vorrà dire che sta a carezzare la parete dell'ascensore, no, eh? Ma signor Strarompi! Costui è un pazzo. Piuttosto è lei che ha fatto bloccare l'ascensore. E cerchi di fare qualcosa adesso. Sia buono, sia calmo, non urli così. Ma che è stato a pranzo fuori, scusi? E allora? A lei che cosa gliene importa, scusi? Se poteva regolare un tantinello, chi ha mangiato? Un'insalata d'aglio, cipolla, ravanelli, acciughe e peperoncino? Ma cosa dici? Da certe sfiatate che se per caso accendeva un cerino avviene la deflagrazione. Ma insomma, la vuol finire? Se lo piazza per Leni, lo sfrutta subito come pozzo di metano, mica no, eh? Mi sento poco bene. E ce credo. Respirare metano non è salutare, vero? Soffro di claustrofobia. Se consoli, pensi alle povere sardine in scatola. Ma qui stiamo peggio che le sardine in scatola. Insomma, vuol tentare almeno di pigiare il bottone dell'allarme? Se lei gentilmente me leva il dito indice dal buco sinistro del naso, me posso muovere. Ma questa mano di chi è? È mia. E invece quella mano lì che mi pare morta è sua, vero sorde cortegioni? La tolga, ecco, così la signorina De Bonastris se può muove. Ma presto, prema il bottone. Calma, ci vuole calma, mo premo. Ma guardi che questo non è il bottone dell'allarme, lei sta premendo il bottone della mia camicetta. Mi pareva troppo morbido, mi scusi. Oh, faccio presto, sono così agitata. Stia buona, signorina, stia buona. A me mi pare che buona sia già, Non fa ride, vero? No! Piacioso. Insomma, vuol premere quel maledetto bottone. Ma non lo vede che siamo allo stremo della sopportazione? Ecco, l'ho premuto. Ma non è successo niente. E la guardiola del portiere è scattato l'allarme. Mo fra un par di giorni il portiere si decide a venire a vedere che succede e ci libera. Come un paio di giorni? Ma lei è matto. Mi sento svenire. Aria! 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 Larga il fatatum della città, larga! Ma che fa, cretino? Canta! E lei l'ha chiesto aria, aria. E io gli ho cantato l'aria del barbiere di Siviglia. O preferisce la Manon Lescaut? Manon Lescaut? Ma non le do un cazzotto proprio perché mi fa pena! E anche perché non si può muovere. Aria, aria, aria! Cavalleria rusticana, Lucia dell'Amermore. Ma porca la miseria! Chiami o aiuto! Aspetti che qui c'è sta il citofono collegato con la portineria. Pronto, pronto? Emergenza. Qui ascensore palazzina C. Cosa? Qui ascensore palazzina C. Ma cosa dici? Siamo rimasti chiusi dentro. Ma... non abbiamo né viveri né munizioni. Riserva d'aria per 2 ore. Ridotta un'ora
per sfiatamento d'aglio e cipolla da parte del sorde Cortegionis. Passo e chiuda. Ma cosa passo e chiuda? Insista! Ascensore, portineria, emergenza, emergenza. Accorrete con deodoranti e pasticche digestive. Ma non facciano spiritoso! Gridi! Gridiamo aiuto, qualcuno ci sentirà! Aiuto! Aiuto! S.O.S! S.O.S! M'ha schizzato in un occhio! Ammazzalo che è simpura che c'ha! Oh, fatemi uscire, fatemi uscire! Mi sento soffocare! Se slaci, agamicita, se slaci! Vuole che l'aiuto? Ma proviamo a tirare il comando manuale! E qual è? Quello! Quello? Io mi credevo che era la maniglia per tenesse come nel trambe. Presto, tiri! Ma tiri, tiri! Tiri, tiri, tiri! Tiri, tiri! Questa naso, come fanno le parole? Ma tiri, tiri, tiri! Tiri, tiri, tiri! Tiri, tiri, tiri! E tiri, 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 tiri! No, niente, deve essere de Bacara, non la conosco. Ma tiri, imbecille! Oh, e tiri lei! Ma sotto la maniglia ci sta lei! E io non ci arrivo con le mani! Anche perché ce l'ha impegnate con la signorina de Bonastris, vero? Ma scongiuro, tiri, sto morendo! Buona, buona che tiro! Buona! Ale! Le porte si sono spalancate! Aria, aria! Ma non ce l'avamo spostati dal piano terra! Oh, fatemi uscire, uscire! Non ce l'avamo spostati di un millimetro, tutto per colpa di questo imbecille cretino! Farabutto, pigiatore sbagliato di bottoni! Oh! Mo che ha ripreso aria si è ringalluzzito! Ma io un imbecille! E io glielo vado a dimostrare anche! E urli diretto verso nord, che là io se sente di meno! Ma la finisca, cretino! Si vergogni! Io non ho mai visto un idiota più idiota di lei! Che c'è, che c'è, che c'è? Accusarmi di fare la mano morta alla signorina de Bonastris! Che c'è, che c'è, che c'è? Ma come si permette, farabutto? Che c'è, che c'è, che c'è, che non c'è, si faccia mai più vedere davanti alla porta dell'ascensore! Ammazza, e burino! E che? E che è colpa mia se per sbaglio ho pigiato due bottoni insieme? Mo dice sempre mia moglie, non t'abbassà, non t'impiccià, ricordare che tu sei sempre uno strarompi. Oh, la guarda chi sta entrando nell'ascensore. Er sorde malcapitatis. S'accomodi, sorde malcapitatis. A che piano va? Al sesto? Aspetti che pigia il bottone. Che non mi riconosce, sorde malcapitatis? So me ne lao strarompi. Mi cognato è brigidista, ma non è che gioca a brigie. Gli piace proprio Brigida, la figlia del Lattaro. Mi nipote è bocciofilo, ma non è che gioca a bocce. Sta alle belle arti e boccia i progetti per l'allungamento della metropolitana. Mi cugino invece è pizzicarolo, ma non è che nei salumi. Lavora sugli autobus e certi pizzichi che hai serve. Insomma, so strarompi.